L'ex ospedale militare di Piacenza, incastonato tra Via Palmerio e Via 24 Maggio, già in passato al centro dell'attenzione per un suo eventuale riutilizzo oppure riconversione, torna alla ribalta delle cronache per l'emergenza coronavirus. La richiesta arriva dal sindaco e presidente della provincia Patrizia Barbieri, che dice che per essere pronti a fronteggiare i futuri bisogni socioassistenziali della collettività piacentina determinati dall'epidemia da Covid-19, è stato chiesto al Ministero della Difesa di concedere al Comune di Piacenza l'ex ospedale militare con lo scopo di valorizzarlo e renderlo funzionale, garantendo anche da parte del Governo e della Regione le risorse finanziarie necessarie per completare con urgenza tutti i lavori necessari. Questo consentirebbe di gestire meglio un eventuale aumento di contagi il prossimo autunno e permetterebbe Piacenza, una volta vinta questa battaglia, di riappropriarsi di uno spazio importante in pieno centro storico. Tanti però sono ancora gli interrogativi che devono trovare risposta per chiudere la prima fase di questa emergenza, a partire dalla precisa lettura dei dati come contagi, decessi, numero dei positivi ancora alti nel territorio e su come si intende effettuare uno screening della popolazione per scongiurare il rischio di un secondo lockdown. Inoltre, per quanto riguarda la fase 2, si chiede al Governo di fornire quanto prima tutti i chiarimenti attesi perché non è pensabile tenere tante persone in uno stato di totale incertezza sia per quanto riguarda le misure di sicurezza necessarie per la salute, sia per quanto riguarda i contributi necessari per il futuro economico della Provincia. Per non perdere tempo prezioso si cerca di muoversi con anticipo, cercando di far sentire le ragioni del territorio nelle sedi opportune, perché venga riconosciuto il fatto che Piacenza meriti un trattamento diverso rispetto al resto del paese, con maggiori aiuti economici o un più alto livello di attenzione. Del resto ci si dovrà abituare alla presenza del virus e se è vero che diventa importante ripartire gradualmente lo è anche garantire il fatto che possano ripartire tutti.